Salve a tutti messeri, benvenuti qui su The Zion Theory, io sono Spazio. Nelle recenti ore sono uscite delle immagini del nuovo film tratto dal romanzo Dune. Romanzo fantascientifico scritto da Frank Herbert nel 1965, per molti romanzo di fantascienza per eccellenza. Abbiamo fatto anche la rima. Il libro vinse numerosi premi, fra cui i più importanti a livello di letteratura di fantascienza, come il premio Nebula e il premio Hugo. Sei romanzi in tutto per quanto riguarda il ciclo della storia ideata e scritta da Frank Herbert, un mondo che è diventato leggenda. Insomma, sono state vendute milioni e milioni di copie dei romanzi dello scrittore statunitense. Di fatto detiene ogni record per quanto riguarda la letteratura di fantascienza, quindi stiamo parlando effettivamente di un caposaldo del genere, anzi direi il rappresentante della letteratura di fantascienza, ancor più magari di quanto possa aver fatto un Isaac Asimov da questo punto di vista. Sta di fatto che nonostante il mondo descritto da Frank Herbert abbia riscosso un tale successo, non ne sono stati fatti, no, delle trasposizioni cinematografiche o delle serie televisive che ultimamente vanno tanto di moda all'altezza del prodotto, all'altezza del capolavoro e dell'opera dello scrittore americano. Adesso la palla è passata a Denis Villeneuve, regista famoso per l'ultimo Blade Runner con Ryan Gosling ed Harrison Ford e anche per The Arrival, un cineasta che fa della scenografia, dell'atmosfera il suo punto di forza. Insomma, riesce a ricreare delle belle ambientazioni, delle ambientazioni molto caratteristiche e molto affascinanti e accattivanti, per cui sembra essere effettivamente in buone mani questo nuovo progetto che riguarda Dune, un progetto che era stato anche ideato, era stato anche portato al cinema più di 20 anni fa da Dino De Laurentiis con David Lynch, l'allora giovane, diciamo, David Lynch, l'autore di Twin Peaks, che fece questo film che uscì appunto 1984, il quale però non riscosse tantissimo successo, soprattutto perché era difficile condensare in poco più di 2 ore un'opera così vasta, un'opera così intrisa e ricca di contenuti e di sfaccettature, sia a livello di intrighi politici, sia a livello di storia, di background, comunque del mondo di Frank Herbert, e quindi risultò un lavoro non proprio approfondito, non dettagliato, e per gli appassionati non fu certo il massimo. Denis Villeneuve, da questo punto di vista, invece, vuole cambiare un po' le carte in tavola, vuole cercare di fare un po' magari quello che fece Peter Jackson per Il Signore degli Anelli, che riuscì ad ottenere una trilogia per quanto riguarda Il Racconto di J.R. Tolkien. Stessa cosa vuole cercare di fare Denis Villeneuve con il primo romanzo di Frank Herbert, cercando di dividerlo in due parti. Quindi il primo film molto probabilmente si dedicherà alla prima metà del libro, mentre il secondo alla successiva, alla seconda metà. Chi farà parte del cast di Dune? Già sono stati ufficializzati ed elencati diversi nomi. Abbiamo di fronte un cast stellare da questo punto di vista. Abbiamo Timothée Chalamet, che molti ricordano per Chiamami con il tuo nome, il film per il quale è stato anche candidato all'Oscar, e recentemente è uscito un suo film su Netflix, Il Re, in cui recita nel ruolo del protagonista, ovvero Enrico V. Poi ci sono Rebecca Ferguson, che molti ricorderanno per la saga di Mission Impossible, c'è Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem, quindi ci sono tantissimi attori di alto livello, per cui da questo punto di vista si prospetta un lavoro, un qualcosa di molto interessante sul quale Denis Villeneuve sta puntando molto, anche perché lui stesso poi ha dichiarato che il progetto l'ha sempre molto affascinato, l'ha sempre molto colpito, è un appassionato dei racconti di Frank Herbert, per cui la sua idea è proprio quella di rendere giustizia, di rendere omaggio ai libri, cercando di essere più fedele possibile al racconto. Come dicevo, nelle scorse ore sono uscite le prime immagini del set nel quale possiamo vedere i protagonisti all'opera. Non ci sono molte altre informazioni, ma del resto per quanto riguarda la trama, se avete letto i libri, c'è poco da dire. Insomma, non è facile, non è semplice condensare in pochi secondi, in pochi minuti, quello che è il mondo appunto di Dune. Però posso dirvi che al centro della storia ci sono le lotte al potere fra la famiglia degli Atreides e quella degli Harkonnen. Ci muoviamo in una struttura politica di tipo imperiale, dove l'impero è guidato dall'imperatore, per l'appunto Shaddam IV. L'economia dell'impero si basa essenzialmente sulla raccolta, sull'estrazione del melange, alias la spezia, una sostanza capace di allungare la vita e di dare anche poteri di preveggenza. La famiglia Atreides, che si occupa dell'estrazione del minerale, sta diventando troppo potente, e questo sta dando particolarmente fastidio all'imperatore Shaddam, che decide di allearsi con la famiglia rivale degli Atreides, gli Harkonnen. In tutto ciò, il vero protagonista del romanzo è Paul
Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, figlio del duca Leto Atreides. Paul Atreides che diventerà quindi una delle figure più importanti all'interno dell'universo creato da Frank Herbert. Insomma ragazzi, speriamo che da questo lavoro di Denis Villeneuve possa uscire effettivamente una trasposizione il più fedele possibile al romanzo, però credo che da questo punto di vista mi sento insomma fiducioso, ecco, voglio sbilanciarmi, credo che Denis Villeneuve faccia comunque un ottimo lavoro. L'uscita del film è prevista per dicembre di quest'anno, certo con l'emergenza coronavirus non si sa se effettivamente la data potrà slittare, questo naturalmente lo sapremo con il passare delle settimane, con il passare dei mesi. Comunque ripeto, sono fiducioso perché Denis Villeneuve è un appassionato del lavoro di Frank Herbert, sono sicuro che si realizzerà qualcosa di molto importante, non ci resta che aspettare ovviamente e vedere se ci sono ulteriori novità oltre le immagini che, come vi ho menzionato ad inizio video, sono uscite riguardanti il set del film. Detto ciò ragazzi, ecco, mi sembrava opportuno parlare dell'uscita di Dune perché stiamo parlando di una trasposizione che molti aspettavano dopo il film di David Lynch del 1984, che appunto non ha riscosso tantissimo successo. Il cast è importante, il regista è sicuramente di primo livello, per cui staremo a vedere se si riuscirà a rendere giustizia ad un materiale così importante, ad un materiale così vasto, ma stando alle parole appunto di Denis Villeneuve credo che possiamo stare piuttosto tranquilli. Bene messeri, direi che anche per oggi è tutto, se ci saranno aggiornamenti sul film naturalmente usciranno dei video a riguardo. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di lasciare un mi piace qui sotto qualora il contenuto sia stato di vostro gradimento, di condividere il video e di dare un'occhiata alla pagina Facebook. Bene ragazzi, direi che anche per oggi è tutto, un saluto da Spazio, alla prossima!